Ciao a tutti, ciao a tutte, Ciao a benvenuti. tutti, ciao Ciao Beatrice. Fede. Noi siamo Federico e Beatrice, appunto. Sì, non ho cambiato Allora, il abbiamo. nome, però rimanentemente. Scusa Fede? Non ho cambiato il nome, ero rimasto a scuola di robotica. Allora, vedo arrivare un po' di saluti in chat. Intanto vi illustro per chi non avesse mai utilizzato questa piattaforma, che è molto utile per questo tipo di laboratori, come funziona. Allora, dovremmo essere, siamo 14, quindi dovrebbe essere abbastanza facile riuscire a comunicare tra noi. E, allora, avete a disposizione una chat, quindi potete andare a cercare il pannello con scritto chat. Lì, se scrivete, noi leggiamo le vostre risposte, solo noi le leggiamo, non vi vediamo, voi vedete noi. E è molto importante in realtà che riusciate a trovare questa chat, perché durante l'attività vi farò un po' di domande. Poi si può comunque partecipare anche senza scrivere, perché quello che farete sarà appunto muovervi sulla griglia che avete costruito, però è bello se, ecco, vedo appunto se riuscite a trovare la chat e a scriverci. Una cosa che vi chiedo, se siete registrati con il nome di un genitore, per esempio, quando, visto che le domande le farò direttamente ai bambini, vi chiedo di scrivere il nome del bambino o della bambina, due punti e poi la risposta, così posso rivolgermi direttamente ai bambini e alle bambine, superando un po' di ostacoli tecnologici. Allora, intanto saluto Corinne che ci ha scritto, Maria Grazia, Sara e Maria Adele. Benvenute e benvenuti tutti quanti. Aspettiamo ancora un minuto per vedere se qualcuno ancora si connette, anche se più o meno ci siamo tutti. Se non altro, secondo me ci siamo tutti quelli che hanno visto il video di preparazione, perché sono andata a guardare le visualizzazioni su YouTube e contandoci. Allora, Marina, benvenuta, ci conosciamo. Ciao anche a Samuele e a Manuela. Ciao Vedo Marina, che. è bello sapere che ci sei ancora e di nuovo con noi. Ci fa piacere. La chat è Eccoci qua, questa. ciao Emanuela, sì. Emanuele. Corinne, i colori dei braccialetti sono rosso per il polso destro e blu per il polso sinistro. Basta anche averne uno solo rosso o uno solo blu, ci servono per avere un po' un punto di riferimento. Ade, 6 anni, ecco, diteci un po' quanti anni avete. Ciao Piera, benvenute. Quanti anni avete? E nel frattempo direi che secondo me, 5 anni Piera, Samuele, 5, 6 6 anni. Samuele. Vediamo se arrivano altre. Manuela, 6 anni, più o meno siamo tra i 5 e 6 per ora. 7 anni Siria. Ciao Siria, che mi sembra che non avevo ancora salutato. E anche Sara invece 9 anni, quindi un po' più grande. Maria Adele, 5 anni. Stiamo coprendo tutta la fascia d'età per cui era consigliato questo laboratorio. È proprio una curiosità nostra. Intanto, vi comincio a condividere il mio schermo che è fondamentale per guidarvi nell'attività. Maria Adele, 7 anni, non 5, immagino che offesa terribile possa essere successa con questo errore. Allora, vado a condividervi lo schermo, mi prendo il relatore Fede, non spero non ti dispiaccia, Ma e no, vado a assolutamente, scusami se condividere. non te l'ho dato prima. Allora, eccoci qui, dovreste vedere il mio schermo. Ovviamente se avete dei problemi tecnici potete scrivere in chat, che Federico è qui anche per aiutarci per questo, quindi risponderà direttamente alle vostre domande. Allora, siamo pronti a cominciare. La prima cosa che vi chiedo è se avete preparato i materiali. Qualcuno mi ha già chiesto dei braccialetti, quindi direi che qualcuno aveva già preparato qualcosa. Quello che vi avevo chiesto di preparare era una griglia in vari modi, nel modo che preferivate, potevate scegliere. Poi le carte di programmazione, molto importanti, e poi i disegni e i Sicuramente braccialetti. necessario. Vi chiedo se avete preparato questi materiali. Se non li avete preparati, ovviamente non è un problema, potete seguire l'attività e poi appunto fare le attività, quello che andiamo a fare, le missioni anche dopo che avete preparato questi materiali. Intanto Emanuela, che in realtà non so se Emanuela scrivi a nome di Emanuela, vi chiedo, no, è Asiak. Vi chiedo ogni volta, non è molto comodo, però se potete ripetere il nome ogni volta, poi magari piano piano riesco a ricordarlo, visto che non siamo tanti, però non è facilissimo leggendo. Quindi Asia ci dice che è tutto pronto, anche Corinne, quindi siamo pronti. Allora, la prima cosa che andiamo a fare è a vedere come sistemare questi materiali per cominciare a fare queste missioni.
Allora, intanto per cominciare, oggi noi non lavoriamo da soli, perché lavoriamo in compagnia di un robot molto molto particolare. Questo robot si chiama M-Tiny ed è il nostro compagno di laboratorio. Ormai io e Federico siamo specializzati in laboratori con M-Tiny. Qui lo vedete in una sua foto, nella sua, diciamo, aspetto normale, ma oggi, visto che siamo appunto, stiamo facendo questa attività in collaborazione con la Fondazione Genoa, il nostro M-Tiny ha assunto un aspetto molto particolare. E ve lo Ha faccio un già look vedere. nuovo. Ha un Come? look nuovo? Ha un look Ha un look nuovo. nuovo, guardatelo un po'. Ah, Non so ma che se bello. riuscite a riconoscere da cos'è mascherato. Qualcuno di voi se riesce a capire da cos'è mascherato? Sì. Anche se mi vedete bene, mi raccomando. Eccolo qui. Secondo voi da cosa è mascherato il nostro M-Tiny quest'oggi? Allora, lui di solito ha l'aspetto di un panda, come potete vedere. Sì, giustamente ci dice. Ah no, Sile ci dice gufo. Ade ci dice grifone. Emanuela gufetta. Mi Bravo. piace che molti di voi hanno visto in questo. Questo è la sua maschera da grifone. Solo che col fatto che ha gli occhi così grossi, assomiglia anche un po' a un gufo, effettivamente. Molti ci dicono grifone, grifone. Il grifone, infatti, ha il muso da. Che animale è, secondo voi? Il grifone è fatto da è un animale mitologico, no? Che poi il Genoa ha scelto per la sua bandiera, il suo simbolo. Ma diciamo, è stato creato, pensato il grifone come una bestia molto strana, fatta da un mix di altri animali. Secondo voi la parte del becco da dove viene? Da che animale viene? Vediamo se qualcuno riesce a indovinarlo. Qui nella sua versione un po' tenera, in realtà l'animale da cui viene questa parte del grifone è anche un po' spaventoso. Federica, che è preparatissima, e anche sì, Federica, credo sia, ci Sì. Un scrive aquila. Assolutamente rapace. sì, è proprio il becco di un'aquila. Quindi l'uccello che sta da cui è, appunto, viene una parte del grifone è l'aquila, per chi appunto non lo sapesse, l'abbiamo scoperto insieme adesso grazie a Federica. Se non è Federica il nome, mi raccomando, scrivetemelo così non mi sbaglio più. Allora, quindi questo è il nostro compagno di avventure. Poi i vostri disegni. Quindi vi avevo chiesto di preparare disegni di un piede destro, un piede sinistro, due mani e due occhi, giusto? Allora, quando vi ho chiesto di preparare il disegno di un piede destro, non è una missione molto facile questa, disegnare un piede destro. Vi chiedo di dirmi come l'avete disegnato. Se c'è qualcuno di questi disegni che vedete che assomiglia al vostro disegno, potevate scegliere se disegnare il piede, quindi il piede vero e proprio, oppure per esempio io ho scelto di disegnare un'orma, esattamente come Corinne ci scrive quello rosa, che direi appunto questo disegno rosa-rosso è quello che ho fatto io, che ora useremo, che sarà sulla griglia durante l'attività, e quindi appunto questa era una possibilità. Qualcun altro l'ha disegnato in modo diverso? Avete disegnato proprio un piede o avete disegnato un'impronta? Questo è importante perché abituarci a disegnare i piedi e le mani ci aiuta a capire qual è la mano destra e qual è la mano sinistra. Per ora solo Corinne ci ha risposto. Anche Emanuela ha fatto un'impronta, ok? Quindi siamo già a due impronte, avete scelto questa e anche Asia. Questo è molto comodo perché poi andremo a camminarci sopra, quindi così la distinguiamo meglio. Adesso andiamo a vedere come mettiamo tutto questo sulla nostra griglia. Quindi immaginate che questa nell'immagine sia la vostra griglia, ok? Quindi avete fatto una griglia di 5 quadrati per 5. Voi immaginate di trovarvi da questa parte qui, quindi di guardare la griglia da qui, e andate, qua chiedo un po' di aiuto agli adulti, andate a sistemare i vostri disegni sulla griglia proprio in questo modo qui. Vi lascio, tanto anche Sara ci scrive che ha fatto un'impronta, quindi avete scelto secondo me quasi tutti di fare l'impronta del piede, proprio come me tra l'altro. E quindi andiamo a sistemare i vostri disegni. Altri due disegni di cui non vi ho parlato, che vi avevo chiesto di realizzare erano due quadrati colorati o neri che andavano a significare, che mettevamo per segnare dei quadrati come quadrati su cui non vogliamo passare, proprio come le caselle nere delle parole crociate. E quindi andiamo, e questi sono i miei, sono fatti così, ma sì, i vostri saranno colorati o saranno neri. Quando siete pronti, avete messo tutti i disegni in questo modo qui sulla griglia, siamo pronti a cominciare, e quindi potete scrivermi che siete pronti.
possiamo cominciare. Quindi aspetto il vostro messaggio, che siete pronti. Sara è pronta, vediamo se piano piano arriveranno tutte le risposte. Anche Maria Grazia, pronta. Vediamo, siamo a due adesso. Oggi siamo 15, quindi una mezza classe. E anche Corinne, pronte? Pronti? Vi lascio ancora un minuto, così con calma tutti possono sistemare sulla griglia. Intanto chi ce l'ha già pronta può cominciare a osservarla e si può preparare a salirci sopra, perché in questa attività voi camminerete voi stessi nella griglia. Anche Manuela pronta, preparandovi anche le carte di programmazione. Quindi le carte dovete tenerle in mano, perché ogni volta, ogni missione vi serviranno e lo vedremo per cosa. Vediamo se manca ancora qualcuno. Altrimenti io parto con la prima missione, e se poi qualcuno rimane indietro può scrivere in chat e noi leggiamo e possiamo rallentare un po'. Quindi, dove ci mettiamo per iniziare con la prima missione? Prima ancora di dirvi dove ci mettiamo, mi fermo un attimo sulle carte. Quindi avete tutte le carte di programmazione, dovreste averne 9, quindi 3 passo avanti, 3 gira a destra e 3 gira a sinistra. Le carte gira destra, come il vostro braccialetto, dovrebbero essere rosse, per così impariamo e ci ricordiamo sempre meglio e sempre di più da che parte è la destra e da che parte è la sinistra. Ditemi un po', voi ve lo ricordate sempre qual è la destra e qual è la sinistra, o c'è bisogno di un piccolo ripasso? Io conosco molte persone, anche grandi, che si dimenticano qual è la destra e qual è la sinistra. Quindi dovreste avere 9 di queste carte. Come si usano queste carte? Queste carte si useranno sdraiate così. Avete visto che sono fatte un po' come un puzzle, quindi si incastrano una dentro l'altra. Poi magari le avete costruite così, o magari no, potete anche modificarle poi dopo questa attività. Si incastrano così perché ci servono a costruire i percorsi che poi noi stessi andremo a fare sulla nostra griglia. Ok? Quindi prima dovremo pensare e utilizzare le carte proprio come se anche noi fossimo dei robot. I robot, sapete, non si muovono se noi non gli diciamo come muoversi. E quindi questa volta noi con le carte diremo a noi stessi come muoverci su questa griglia, costruendo queste strisce che saranno i nostri percorsi. Allora, il piccolo Antiny che vi ho fatto vedere prima è fatto in un modo molto particolare. Vedete, ha i suoi occhi che ora sono spenti e dietro ha un codino. Questo codino è quello che ci aiuterà a capire sulla griglia come mettervi, anche se voi non avete un codino, credo. Immaginate di avere un codino proprio come Antiny, proprio come un piccolo grifone. E posizionatevi sulla griglia dove si è messo Antiny in questa immagine. Vedete il suo codino? È qui. Quindi mettetevi sulla griglia e siamo pronti a cominciare. La prima missione che dovete riuscire a compiere è quella di raggiungere il piede destro. Ora, io non vi dirò ovviamente quale di questi è il piede destro, anche se voi ormai lo saprete perché l'avete disegnati. E quello che mi dovete dire voi è quali carte vi servono e quante carte vi servono per arrivare sul piede destro, partendo messi come Antiny in quella posizione lì. Per aiutarvi un po', soprattutto perché stiamo cominciando e ci dobbiamo un po' scaldare, Emanuela ci dice che non vede nessuna immagine. Io temo che sia un problema di rete. Ditemi se gli altri vedono il mio schermo. Stavo dicendo, quindi vi posizionate lì per aiutarvi un po'. Grazie che arrivano varie conferme. Per aiutarvi un po', vi faccio vedere queste 3 possibilità. Vedete 3 percorsi possibili, ognuno ha un'icona, c'è un sole, c'è una luna, c'è una goccia. Ditemi un po' se secondo voi tra queste risposte ce n'è una giusta. Se sì, qual è? Quindi pensateci un po', prima sistemate le vostre carte, le osservate e mi dite se tra queste risposte c'è quella giusta. Secondo voi è sole, secondo voi è luna o goccia, oppure non c'è, oppure è un'altra risposta, perché a volte faccio anche delle domande. Quindi potete scrivermi in chat se riuscite a capire qual è la risposta giusta. Vi do anche qui un minutino di tempo. Oppure se avete delle domande. Comunque questa è la prima missione, serve apposta per scaldarci e imparare. Non arriva nessuna risposta, questo mi fa preoccupare. Vi faccio rivedere da dove partire. E dovete arrivare sul piede destro.
Allora, arriva una prima risposta di Manuela che ancora non leggo perché non voglio svelare agli altri che cosa dice Manuela. Vediamo se anche a qualcun altro viene qualche idea. Anche Siria. Emanuela, prova a spostare, dovrebbe esserci a fianco alla mia faccia la possibilità di ingrandire o impicciolire la mia immagine. E dovrebbe apparire più grande, quella sopra o sotto, a seconda poi di com'è il vostro schermo in realtà. E dovrebbe apparire anche la proiezione del mio schermo. Comunque, nel dubbio mi tolgo un attimo, giusto per vedere se... Emanuela, dici se così vedi lo schermo oppure no. Nel frattempo aspetto anche le altre risposte. Allora, per ora Manuela e Sira mi hanno risposto, mancano ancora un sacco di risposte. Siete un po' dubbiosi? Se siete dubbiosi potete provare comunque a rispondere, poi andiamo a vedere passo passo qual era la risposta giusta. Vi do ancora 30 secondi. Se avete bisogno di più tempo me lo dite. Intanto Manuela e Sira, sapete cosa? Anche Piera è arrivata con la risposta. Ci chiedono di rimostrare la griglia, ecco, torno subito indietro e vi faccio vedere la griglia. Questa è la griglia con le varie posizioni, questi siamo noi, rappresentati in questo caso dal piccolo M-Tiny. Da dove si parte Maria? Si parte da qui dove si trova M-Tiny, messi così, col codino che potete immaginare di avere qua alle vostre spalle. Davanti a voi avete un altro piede, ma non è quello a cui dovete arrivare adesso. Quindi si parte dal piede destro. Abbiamo risposte di Manuela, Siri e Piera. Per ora che ve lo dico, dicono la stessa cosa. Quindi Manuela, Silvia e Pira siete d'accordo. Vado a farvi vedere la risposta. Siete pronti? Quindi la risposta giusta, vedrete che si ingrandirà. La risposta giusta era sole. Quindi bravissimi tutti quelli che hanno indovinato. Io ho visto le risposte di Manuela, Silvia e Pira, ma credo che anche altri, secondo me, abbiano indovinato. Manuela molto felice ci scrive Olè, molto calcistico anche questo come segno di gioia. Ora torno un attimo in camera, nel frattempo spero che Manuela sia riuscita a risolvere i problemi che non vedeva lo schermo. Andiamo avanti, siete pronti? Attenzione però, questa missione era una missione di coding. Stiamo imparando a fare la programmazione, un tipo di programmazione che è lo stesso con cui programmiamo M-Tiny e altri robot. Ma qua non ci sono solo missioni di coding, perché adesso ci sarà un'altra missione per andare avanti. Questa missione sarà un po' più di osservazione, bisognerà essere dei buoni osservatori. Vi farò vedere un'immagine, in questa immagine ci saranno dei pesciolini e voi dovete dirmi quanti di questi pesciolini vanno verso destra e quanti vanno verso sinistra. Vediamo un po'. Aspettate, questo ve lo faccio vedere dopo. Eccola. Siete pronti? Vi lascio 5 secondi per dirmelo. Uno. Quanti vanno verso destra e quanti vanno verso sinistra? Tanto conto, non confondiamo i numeri. 1, 2, 3, 4, 5. Avete contato? Allora, arrivano le prime risposte. Maria Grazia dice 5 vanno a destra. Silvia dice 4, 4 a destra o 4 a sinistra? Silvia dice, completaci la tua risposta. Se volete ve lo faccio rivedere. Ve lo faccio rivedere altri 3 secondi. Prontissima, Maria Adele ci scrive 4 a destra e 5 a sinistra, però qualcuno ci scrive 4 a sinistra e 5 a destra, quindi c'è qualcosa che non va. 5 a sinistra, 3 a destra, non siete affatto d'accordo, ve la faccio rivedere. Questa volta ve la faccio rivedere per 3 secondi, vediamo se bastano, 3 o 4. Pronti? Via. 1, 2, conto nella testa, se no vi confondo. Ok, tempo scaduto, arriva un 5 a sinistra di Corinne. Sara si corregge, 5 a sinistra, 4 a destra. Vado a farvi vedere la risposta. Secondo me, dopo una seconda visione ce l'abbiamo fatta, eccolo qua. Abbiamo 5 pesci che vanno verso sinistra e 4 pesci che vanno verso destra. Quindi direi che ci siamo arrivati tutti, correggendoci e riguardando, bravissimi. Quello che non vi ho fatto vedere... Ancora, è come ha fatto M-Tiny proprio ad arrivare al piede come avete fatto voi. Lo vediamo pezzo per pezzo così capiamo bene come funzionano le carte. Quindi ha usato la prima carta e ha fatto
un quarto di giro a sinistra. Ecco, una cosa importante, i giri non ci fanno cambiare casella, questo non ve l'ho detto prima, lo impariamo adesso. Ogni carta gira a destra e gira a sinistra ci fanno solo fare un quarto di giro verso destra o verso sinistra. Infatti Antai ne ha fatto un quarto di giro a sinistra. Scusate, ecco, un quarto di giro a sinistra. Poi ha fatto un passo avanti, un altro passo avanti, quindi abbiamo dato tre carte, un altro giro a destra, quindi quarta carta e alla fine un altro passo avanti ed è arrivato sul piede destro. Siamo convinti di questo? Se non siamo convinti, ci colleghiamo con Emtiny e Emtiny ci farà vedere direttamente cosa succede se noi usiamo quelle carte che avete usato voi. Quindi non stiamo programmando davvero un robot. Lo vediamo subito, quindi vi condividerò un video. Se non riuscite a vederlo, me lo dite. Adesso io provo a condividervelo. Dipenderà un po' dalla rete di tutti. Proviamo, eh. Quindi abbiamo un attimo di pazienza. Arriva il video di Antiny che fa la prima missione. Lo faccio rivedere, così se qualcuno non l'ha visto lo può vedere e così ripasso. Siamo stati bravissimi perché abbiamo fatto la missione proprio con Tiny. Andiamo a vedere come procedere. Quindi ora siamo sul piede destro, siamo arrivati al piede destro, quale sarà la prossima missione? La prossima missione sarà arrivare sul piede sinistro, però attenzione, qui le cose si complicano perché oltre a dover scegliere le carte questa volta, quando le avrete scelte, se sono quelle giuste, dovete fare il percorso per arrivare al piede sinistro saltellando su un solo piede, cioè sul piede destro, quello che abbiamo scoperto arrivando qui. Quindi, quali carte ci servono per arrivare al piede sinistro? Ora che siamo arrivati sul destro, dobbiamo andare al sinistro. Quali carte vi servono? Quante ve ne servono? Quando siete sicure le avete scelte, potete provare a fare il percorso, ma saltellando, mi raccomando, sul piede destro. Anche se non vi vedo, lo so se saltellate oppure no. Vi faccio vedere anche qui un po' di risposte possibili. Questo l'abbiamo già fatto, il gioco dei pesci. Scusate, eccolo qua. Vi faccio vedere un po' di risposte possibili. Eccole qua, le vedete? Di nuovo le nostre icone che ci aiutano a comunicare in questo caso, sole, luna e acqua. Ditemi un po', secondo voi, qual è la risposta giusta? Vi ricordo che siamo partiti dal piede destro e dobbiamo arrivare al piede sinistro. Arriva la risposta di Serena. Vediamo se qualcun altro ha la stessa idea di Serena. Sì, anche Sara dice la stessa cosa di Serena che ancora non vi leggo, anche Manuela. Ora state diventando più veloci. Maria Grazia ci dà la risposta uguale a quella di Serena, Sara e Emanuela. Siete tutte d'accordo per ora? Anche Siria potrebbe essere la risposta giusta. Piera dà una risposta diversa, attenzione. Vi faccio rivedere da dove partite. Vediamo un po' se questo vi aiuta. Anche chi ha già dato la risposta, provi a controllare. Scusate, questa continua a uscire, ma non c'entra. Provate a controllare bene se la risposta che avete dato è quella secondo voi più giusta. Quindi ricordatevi che siete su questo piede, siete messi così, è importante. Date un'occhiata. Comunque, se avete dei dubbi, potete mettere giù le carte e provare il percorso. Questo è il modo più facile. Allora, arrivano varie risposte. Ci sono due risposte che avete in mente. E se avete controllato ed è ancora giusta, vuol dire che probabilmente è quella giusta. Vi do ancora qualche secondo, poi vado a farvi vedere qual era la risposta giusta. Mi piace che ognuno chiama queste icone in modo diverso, qualcuno ci vede, ve lo dico dopo, cosa ci vedono tutti quanti. E direi che avete risposto tutte, quindi andiamo a vedere qual era la risposta giusta. La
La risposta giusta era luna, o come dice Pira, pallone, cioè la seconda di queste risposte possibili. Allora, quindi com'era questa risposta? Un passo avanti, un giro a destra e poi due volte un passo avanti. Lo vediamo, ce lo fa vedere Antaini prima su questa animazione, poi lo andiamo a contattare per vedere se è proprio così che ha fatto. Quindi facciamo un passo avanti. Provate a farlo anche voi, mi raccomando, saltellando, eh. Antaini non può saltellare, quindi i saltelli li faremo solo noi, perché Antaini non ha le gambe ma ha le ruote, anche se è un panda. Panda vestito da grifone con le ruote. Quindi un passo avanti l'ha fatto, un quarto di giro verso destra, proprio come il vostro braccialetto rosso, un altro passo avanti e un altro passo avanti, ed eccolo arrivato sul piede sinistro. Quando Antaini si gira, il suo passo avanti lo porta verso la sua destra. Vedete cosa succede? I percorsi si costruiscono proprio così. Attenzione perché se non sbaglio, ora non mi ricordo cosa viene subito dopo. Ah sì, c'è un'altra missione, questa volta è un po' più difficile. Quindi tornano i nostri pesciolini, però questa volta i pesciolini si muovono. Quindi attenzione, bisogna essere ancora più concentrati. Siete pronti? Pronti e pronte, direi che siamo tantissime femmine oggi, vedo. Allora, ve lo faccio partire, anche qua ve lo lascio pochissimo perché ormai siete diventate bravi e bravissime, quindi ve lo lascio qualche secondo e mi dovete dire anche questa volta quanti pesci nuotano verso destra e quanti verso sinistra, e questa volta li vediamo proprio nuotare. Pronti? Via! Boh, finito. Siete riusciti a contarli? Vediamo, se no ve lo rimando. Questo è più difficile, però ormai state diventando sempre più bravi. Nessuno dà ancora la risposta, ve lo faccio rivedere. Pronti? Ah no, invece arrivano già delle risposte. Serena ci dà una risposta. E anche Corinne e anche Samuele. Tutte giuste, mi sa. Anche Piera. Ve lo faccio rivedere? Lo faccio rivedere perché ancora non ha risposto. Vediamo se arrivano altre risposte, altrimenti nel momento in cui vi faccio vedere la soluzione. Quindi per ora Manuela ha risposto, anche Emanuela e Sara. Vediamo se si aggiunge qualcun altro. Direi che avete risposto tutti uguali, avete tutti risposto. Tre vanno verso destra e due vanno verso sinistra. Bravissimi, super osservatori, velocissimi a osservare. Adesso vorrei fare un altro gioco che prima ho saltato. Scusate se torno un po' indietro. Eccolo qua. Allora, anche qui mi serve il vostro aiuto. Attenzione, però questa volta mi servirà la vostra voce. Non so come sta la vostra voce oggi, ma quello che vi chiedo di fare è fare un suono ben preciso. Cosa succederà? Adesso Federico vi attiverà i microfoni. Federico vi darà la possibilità di attivare i microfoni, qui di nuovo mi rivolgo anche agli adulti. Voi dovrete cercare l'icona con il microfono, quando sarà la possibilità di attivarla, attivarla, così noi possiamo sentire le vostre voci. La missione qual è? Voi vi dovete riuscire a fare il verso dell'animale che si trova a destra. Io non vi dico quale animale dovete farmi il verso, però è quello che si trova a destra in questo schermo. Ecco che arrivano le voci. Allora vi chiedo però di stare un attimo in silenzio mentre aspettiamo che tutti si attivino il microfono. Quando ci siamo tutti, vi farò un 3, 2, 1 e tutti quanti dopo l'uno possono provare a fare il verso dell'animale a destra. Vediamo se esce fuori lo stesso verso, se siamo tutti d'accordo. Quindi, Fede, mi dai tu l'ok quando tutti i microfoni sono attivati? Sì, allora io ho dato la possibilità di attivare i microfoni, chiedo ai genitori vicino al pannello di GoToWebinar, c'è un rettangolino piccolino dove avete il simbolo del microfono rosso, da questo momento potete cliccarlo e diventa verde, quindi potete comunicare con noi. Il microfono rosso dovete farlo diventare verde. Se per qualsiasi motivo non diventa verde, non preoccupatevi, ma il verso fatelo lo stesso, per favore, perché anche se non vi sento dal microfono, in qualche modo secondo me riesco a sentirvi anche da lontano. Quindi io faccio partire il conto.
mi raccomando, dopo il via dovete fare il verso dell'animale a destra. E quindi 3, 2, fatelo lo stesso, Emanuela. 1, via. Visto dei gallinelli un po' timidi, vediamo se ancora, ancora più. Com'è che fa l'asino, scusate? Avete assolutamente indovinato qual era l'animale a destra. I vostri versi di asino sono stati bellissimi. Qualcuno mi sa scrivere in chat come si chiama il verso dell'asino, già che ne stiamo parlando? Questo è difficile. Arrivano suggerimenti? Mi ha riattivati l'audio? Perché sono, c'erano degli spoiler vocali che non... Allora, Maria Grazia ci dice raglia, cioè l'asino raglia, il verso è il ragliare dell'asino. E anche Maria Adele e Sara ce l'hanno scritto. Invece Corinne ci scrive, scusate, il piccolo ha fatto il verso del mostro. Non c'è nessun problema, anzi, purtroppo non l'ho sentito bene, ho sentito soprattutto degli asini, sarebbe stato interessante comunque. Abbiamo superato anche questa prova, ragazzi, stiamo diventando bravissimi. Ci riportiamo dove eravamo arrivati, ve lo ricordate dove eravamo arrivati? Quindi smettiamo di ragliare, di fare versi di animali e ci mettiamo sul nostro piede sinistro. Attenzione però, dobbiamo posizionarci come siamo arrivati, quindi davanti a noi abbiamo il nostro quadrato colorato o nero, dove non possiamo andare. Ricordiamoci che questa è una regola che abbiamo messo all'inizio del gioco. Le regole di questo gioco ce le possiamo inventare noi, quindi quando sarà finito questo laboratorio voi potrete continuare a giocare usando anche, creando delle altre carte e per esempio aggiungendo dei disegni. Quindi ci portiamo sul piede sinistro, ovviamente, o meglio, ve lo dico, ve la propongo io, la prossima missione è arrivare sulle due mani. Attenzione, questa volta, se prima abbiamo saltellato sul piede destro, dobbiamo saltellare sul piede sinistro per arrivare fino alle due mani che abbiamo disegnato sulla nostra griglia. Ma per farlo dovete prima scegliere le carte. Immaginate di essere un robot, quindi senza queste carte non sappiamo come arrivare alle due mani. Quante carte e quali carte vi servono per arrivare alle due mani? Vi lascio pensare. Non abbiamo visto il video di Antiny che ci fa vedere come fare la missione, poi li vediamo insieme, sia quello che abbiamo saltato che il prossimo. Allora, Maria Grazia ci scrive, ci servono tre carte, vediamo un po' quali risposte possibili, scusate, eccole qua, quali risposte possibili ci sono. Attenzione perché se Maria Grazia e Serena hanno ragione, che ci dicono tre carte, ci sono due risposte possibili giuste. Ditemi un po' tra queste risposte, arrivano subito le risposte. Serena e Maria Grazia convintissime ne danno una, anche Piera, anche Sara e anche Manuela. Tutti d'accordo, eh? Tutte d'accordo, vediamo se c'è ancora qualcuno che manca. Ormai siete diventati bravissimi con questo gioco. Anche Asia risponde. Siria anche. Tutte d'accordo. Vi lascio ancora qualche secondo, se ci fosse qualcuno indeciso. Mi raccomando, se fate il percorso, saltellate, perché... quando passate sul disegno del piede automaticamente si attiva questo effetto, per cui non potete mettere giù il piede destro, dovete per forza saltellare. Anche Samu ci scrive la stessa risposta che hanno dato tutte le altre prima di lui. In realtà poi qua a me le risposte arrivano in ordine sparso, probabilmente le date tutte insieme. Andiamo a vedere qual era la risposta giusta. Siamo tutti pronti, abbiamo tutti provato, ormai siamo diventati bravissimi. La risposta giusta era proprio goccia o pioggia, a seconda di come la vogliamo chiamare, questa risposta. Quindi una carta blu, cioè una carta gira a sinistra, e due carte passo avanti. La vediamo subito, Antiny che ci fa vedere prima il suo quarto di giro verso sinistra, e poi un passo avanti e un altro passo avanti. Siamo arrivati sulle due mani. Visto che l'abbiamo saltati prima, ci vediamo il video prima di Antiny che raggiunge il piede sinistro e poi di Antiny che raggiunge le due mani. Se siete pronti, ve lo condivido.
Arriverà tra un attimo, come sempre. Allora, prima quello con cui ha raggiunto il piede sinistro. E ora invece vediamo il percorso con cui ha raggiunto le due mani. Come avete visto, Ntany è molto felice quando raggiunge le sue missioni. Allora, vi rifaccio vedere dove eravamo arrivati e vediamo che giochi ci sono in serbo per noi per procedere. Abbiamo ancora un paio di missioni da fare. Siamo arrivati sulle mani. Come le avete disegnate le mani? Ditemi un po', scrivetemi in chat se le mani che avete disegnato assomigliano a queste o se sono diverse in qualche modo. Anche qui le mani che ho disegnato io sono come le impronte delle vostre mani. Magari qualcuno di voi l'ha fatto questo gioco di pitturarsi le mani e stampare l'impronta delle mani su un foglio. Ecco, questo era un modo in cui potevate anche fare questo disegno delle due mani, oppure in cui potete aggiungerlo se volete. Gabriele ha disegnato le sue mani, immagino che abbia messo le mani sul foglio e abbia fatto la sagoma delle sue mani. Anche Corinne ha fatto le mani uguali a queste qui, quindi la mano destra l'abbiamo fatta rossa, la mano sinistra l'abbiamo fatta blu. Anche Piero uguale, avete fatto tutte le mani così, con le impronte stampate sul foglio. Vediamo se qualcuno ha fatto qualcosa di diverso. Potevate aggiungere anche delle foto, potevate aggiungere anche dei disegni, quello che volevate. Direi che avete fatto tutti lo stesso tipo di disegno. Attenzione, questa pagina ci dice che è arrivato il momento di un'altra missione per la vostra voce. Questa volta non vi chiedo di fare il verso di un animale, ma il suono di un mezzo di trasporto. Allora, chiedo di nuovo a Federico, mio caro assistente, se può accendervi i microfoni e riproviamo, come prima, dovete attivarvi il microfono, farlo diventare verde. Vi chiedo di fare il suono del mezzo di trasporto che si trova a sinistra. Quindi quando farò anche qua farò 3, 2, 1 via, prima state in silenzio perché così lasciamo il tempo a tutti quanti di attaccarsi il microfono. Direi che siamo quasi pronti, siete molto molto educati, sento un bel silenzio anche se i Sono microfoni timidi. sono accesi. E allora vado col conto alla rovescia io, eh. Mi raccomando, attivatevi tutti i microfoni e mi dovete fare, ve lo ricordo, il suono del mezzo di trasporto che si trova a sinistra. E quindi faccio 3, 2, 1. Un sacco di treni con la locomotiva che fa ciuff ciuff, più o meno rumorosi, ma direi che erano tantissimi treni, bravissimi. Sono stata brava, pensate se vi avessi chiesto di fare il suono del mezzo di trasporto alla vostra destra, sarebbe stato un po' complicato forse fare il suono della bicicletta. Siete stati bravissimi, avete indovinato tutti, non ho sentito mostri, non so se qualcuno ha fatto il suono di un mostro. Siete stati così bravi che possiamo passare a vedere cosa ci aspetta nella prossima missione. Corinne, come si chiama il bimbo? Corinne, così posso rivolgere. Enea, ecco, Enea, anche lui ha fatto il treno questa volta. Allora, siamo arrivati fino a qui e adesso abbiamo un'ultima missione, forse l'ultima. Allora, prendiamo tutti. Riattivati il microfono, scusami, ma... Allora, abbiamo le nostre carte davanti e l'ultima missione che io vi propongo
è quella di raggiungere i due occhi che avete disegnato. Quindi vi chiedo di pensare un po' e vedere quali carte e quante carte vi servono per raggiungere il vostro obiettivo, la vostra missione. Vi lascio pensare un pochino. Vediamo se vi viene in mente qualche cosa. Allora, Maria Grazia ci scrive un numero di carte. Vi chiedo anche se per caso vi manca qualcosa per questa missione. O se avete tutto quello che vi serve. Vi sento pensare da qui. Questa volta non vi farò vedere le risposte, quindi provate a mettere le carte in ordine e dirmi voi quali carte usereste. Allora, qualcuno dice che ce ne vogliono 6, qualcuno dice che ce ne vogliono 5. Provate a metterle in ordine e a vedere se queste carte che avete vanno bene, quante ne usereste. Dovete usare solo quelle che vi ho fatto creare, quindi o meglio, scusa, Corinne, dovete dirmi se con quelle che avete riuscite a fare questo percorso, se manca qualcosa e che cosa potremmo aggiungere, ecco. Quindi guardate le carte che avete, provate a metterle. Allora, Samu arriva con una risposta. Prima di leggere la risposta di Samu, aspetto ancora un attimo a vedere se qualcun altro anche arriva a un'altra risposta. Intanto anche Siria ci dice che manca una carta, come Samu. Samu ci dice anche quale carta manca, secondo lui. Ok, direi che siete tutti d'accordo nel dire che manca una carta. Che tipo di scusate, che tipo di carta manca? Ce lo dice Siri, ce lo dice Samu. Vediamo se a qualcun altro viene qualche idea. Giusto. Allora, qualcuno la chiama carta gialla, qualcuno la chiama carta passo avanti, qualcuno la chiama avanti. Ed è proprio una carta che ci mancherebbe. Quindi se noi avessimo disegnato un'altra carta passo avanti, potremmo fare questo percorso. Ma io adesso vi lancio una nuova missione. Invece di creare un'altra carta passo avanti, ci dobbiamo inventare una carta diversa, una carta che ci permetta di fare questo percorso. Per esempio, potremmo usare una carta per raddoppiare una di quelle che abbiamo già. Che carta possiamo creare secondo voi? Come la possiamo chiamare? Una carta che serve per raddoppiare un'altra carta. Quindi facciamo tutto il percorso, tutti siamo d'accordo che ci manca una carta passo avanti alla fine. Siamo tutti d'accordo su questo? Allora, Maria Grazia ci suggerisce di creare una carta ripeti. Ecco, Serena ci dà un'altra risposta. Vediamo se a qualcun altro viene un'idea oppure voi come chiamereste questa carta da aggiungere. Se avete un pennarello e un foglio di carta, che non vi ho chiesto di preparare, quindi se non ce l'avete avete ragione voi, ma se lo avete in giro per casa andate a prendervi un pennarello o una matita ovviamente e un foglio di carta, così creiamo in diretta la carta che ci manca. Vi lascio un momento per raccogliere i materiali, anche se non la ritagliate in questo momento va bene lo stesso, poi la ritagliate magari alla fine del laboratorio. Quindi, Serena ha dato un suggerimento che ancora non voglio leggere perché voglio vedere. Qualcuno dice la chiamerei. Ok. Tante idee stanno arrivando. Comincio a leggerle perché qualcuno dice carta ripeti, che può essere interessante, però in questo caso a noi ci serve dire, in generale, non solo in questo caso, quante volte ripetiamo. Serena ci dice la chiamiamo per due. E quindi poi la mettiamo dopo la carta passo avanti e facciamo valere quel passo avanti per due. Qualcuno dice la chiamiamo raddoppiare, che più o meno è quello che dice anche Serena. Corinne dice una cosa ancora diversa, cioè carta avanti con scritto per due. Quella lì sarebbe sempre un'altra carta, cioè varrebbe due passi avanti. Quindi se la aggiungiamo in realtà con quella facciamo altri due passi avanti. Oppure potremmo trasformare una carta avanti in una carta passo avanti per due. Io accolgo il suggerimento, bellissima Manuela, anche se non è quella che ho creato, Manuela mi piace tantissimo perché Manuela suggerisce un passo lungo, quindi diventa trasformare, Manuela cosa dice? Trasformiamo una carta passo avanti in un passo avanti lungo, quindi che vale due, potrebbe essere un'altra idea. Io
Io vorrei che adesso però invece di trasformare una di quelle che avete, ne creaste un'altra. Quindi prendetevi un foglio e una penna e createvi una carta da aggiungere. L'idea del per due potrebbe essere la migliore. La possiamo chiamare raddoppia, la possiamo chiamare per due, ma in questo caso noi vogliamo raddoppiare una carta passo avanti. Quindi l'idea che ci può servire è quella che alcuni di voi hanno detto. Avete trovato un pennarello e la carta? Se riuscite a crearla in diretta, così la potete usare direttamente per l'ultima missione, fatemi sapere quando l'avete creata. Scusate, qui non volevo aprire questa, mi è sparita lo schermo. Ci siamo tutti con la nuova carta? Ovviamente, se non avete a disposizione in questo momento penna e foglio. Ok, Maria Grazia ce l'ha pronta, Manuela ce l'ha pronta. Come vedete, questo gioco si può ampliare, trasformare mentre si gioca senza problemi. Aspetta ancora qualche risposta. Anche Piera è pronta con la sua carta. Poi, quando abbiamo finito, la potete sistemare, colorare, modificare, pensare delle altre da creare anche. Ho fatto una rima involontaria. Manuele e Vira ci sono, vediamo se anche gli altri ci sono. E poi vi faccio vedere come possiamo, anzi, quando abbiamo pronta la carta, andiamo a costruire il percorso che mi avete già scritto, quando ci siamo accorti che ne mancava una. Direi che possiamo far vedere. Allora, intanto vi faccio vedere come l'ho fatta io. Anzi, in realtà l'ho già messa nel percorso, quindi il percorso che mi avete detto voi era proprio questo, era un giro a destra e ce l'avevamo, un passo avanti e ce l'avevamo, un altro passo avanti ce l'avevamo, un altro giro a destra ce l'avevamo, un passo avanti, poi ci mancava quel qualcosa, abbiamo aggiunto, io ho aggiunto una carta per due. La vediamo un po' più grossa, eccola qui. La mia carta per due fa valere due che cosa? Non tutto quello che c'è prima, ma solo questa carta qui. Quindi fa valere questo passo avanti, due passi avanti. Al posto di questa, se qualcuno ha scelto di usare per esempio la tecnica del passo lungo, come diceva Manuela, potevamo trasformare questa qui in un passo più lungo. Possiamo trasformare come vogliamo, ma non c'è bisogno che trasformiamo, basta che ci scriviamo sulla carta che cosa significa, che cosa fa fare a noi e al nostro robot. Andiamo a vedere se a M-Tiny è piaciuta questa carta, perché dovete sapere che M-Tiny si programma con delle carte proprio come queste. E c'è anche la carta per due, quindi l'abbiamo aggiunta e il percorso che ha fatto è stato un quarto di giro verso destra, un passo avanti, un altro passo avanti, un quarto di giro verso destra, un passo avanti per due volte, quindi due passi avanti. Ed eccoci arrivati ai due occhietti. Ce l'abbiamo fatta tutti? Se qualcuno si è perso e non ha fatto la carta, me lo può scrivere. Altrimenti siamo all'ultima tappa dove scopriamo qualcosa di molto interessante sul nostro corpo. Allora, tutti noi abbiamo, conosciamo come è fatto il corpo degli esseri umani, giusto? Allora, in questo momento tutti abbiamo in mano una matita, se non sbaglio, o una penna, visto che abbiamo fatto la carta. L'ultimo esperimento, l'ultima missione in realtà è un esperimento che vi faccio fare. E quindi prendete questa penna o questa matita. E la mettete davanti a voi, così. Ora provate a guardare questa penna o questa matita, chiudendovi prima l'occhio sinistro e poi l'occhio destro. Potete farlo con la mano, potete farlo chiudendolo senza coprirlo. Viene meglio se lo coprite, così siete sicuri che l'avete chiuso bene. Quindi guardate la penna prima con l'occhio sinistro, poi con l'occhio destro. E mi dite se quello che vedete è proprio uguale. Fate questo esperimento. Quello che vedete con i due occhi è proprio uguale? C'è qualcosa di diverso? Com'è? Non posso immaginarvi nei vostri salotti? Manuela dice si sposta. Ma sei sicura, Manuela, di aver tenuto la mano ferma? Manuela ci dice che sembra che la matita si sposti. Vediamo se a qualcun altro è successa la stessa cosa.
Anche a Sara si sposta. Maria Grazia ci dice che vede diverso. Serena ci dice si sposta lo sfondo. Vediamo tutti un'immagine, da un occhio e dall'altro vediamo due immagini un po' diverse. Almeno chi per ora ha risposto. Vediamo se arriva anche qualche altra risposta. E intanto vi chiedo perché secondo voi vediamo due immagini un po' diverse? Anche Maria Dele ci dice, sembra che la matita si sposta a destra e a sinistra. Anche Corinne, quindi siamo tutti d'accordo. Se guardiamo con un occhio o con l'altro un oggetto che teniamo a questa distanza, lo vediamo un po' spostato rispetto allo sfondo. Quindi possiamo dire che con i due occhi vediamo due immagini un po' diverse dello stesso oggetto. Come mai, secondo voi? I nostri due occhi, anche a papà si sposta, quindi abbiamo fatto la verifica anche con il papà, possiamo fare la verifica anche con i genitori, quindi chiediamo anche a loro di provare per essere sicuri che questa cosa succeda a tutti quelli che hanno due occhi. Maria Dele ci dà una risposta molto interessante. Dice che secondo lei succede perché i due occhi si trovano in posizione diversa. Dite un po' se siete d'accordo con Maria Dele. Secondo voi potrebbe essere per questo che vediamo due immagini diverse o la matita che si è spostata, anche se non la tenevamo ferma? Anche Maria Grazia è d'accordo con Maria Adele. Ed è proprio la risposta giusta. Anche Manuela ci dice giusto. Vediamo due immagini diverse perché i nostri occhi sono un po' spostati l'uno rispetto all'altro. Che cosa serve questa cosa? Questa caratteristica del nostro corpo e il modo in cui queste immagini vengono rielaborate dal nostro cervello, per cui poi noi abbiamo una sola immagine. Quando noi guardiamo, proviamo a guardare la matita adesso con tutti e due gli occhi. Quante matite vediamo? Se tutto va bene, ne vediamo una sola. Vediamo una sola matita, ma questa immagine che vediamo è la fusione, l'unione delle due immagini dei nostri occhi. Questa caratteristica si chiama visione binoculare. E ci serve per un motivo ben preciso. Vediamo se qualcuno lo sa perché abbiamo due occhi un po' separati che ci danno due immagini diverse di questa matita. Che cosa ci serve secondo voi? È l'ultima domanda, e poi possiamo andare a riposare i nostri cervelli stanchi da questa lunga serie di missioni. Maria Adele, che è molto preparata, ci dà una risposta. Vediamo se qualcun altro ha qualche idea. Altrimenti vi leggo la risposta di Maria Adele, che ci insegna che questa visione binoculare ci serve per vedere la profondità. Esattamente questo. Quindi questo fatto di avere più immagini di uno stesso oggetto è quello che ci permette di sapere guardandolo che questo oggetto ha una profondità, che non è piatto come un disegno. Se noi lo guardiamo con un occhio ci sembrerà già un po' più piatto. Se lo guardiamo con due capiamo che la matita ha la sua profondità, che non è un disegno piatto. Bene, questa era l'ultima scoperta che abbiamo fatto oggi. Prima di salutarci, però, manca ancora qualcosa. Cioè, bisogna vedere se l'ultima missione che abbiamo fatto Antaini l'ha fatta veramente. Quindi ci colleghiamo ancora una volta e vediamo se il nostro Antaini vestito da grifone ha fatto lo stesso percorso che gli abbiamo detto noi. Quindi ora stacchiamo un attimo il nostro sguardo dalle matite, dalle penne e vi mando di nuovo l'ultimo video. Tolgo anche la mia faccia. E via. Eccoci qui, abbiamo visto, confermato, M-Tiny non lo può fare questo esperimento perché lui non ha una visione in profondità, i suoi occhi ci servono a noi per capire le sue espressioni. Allora, abbiamo fatto tutte le missioni, direi che siete diventati bravissimi, all'inizio eravamo un po', vi ricordate quando abbiamo iniziato le missioni, erano un po' più difficili, poi piano piano siete diventati bravissime, bravissime in queste missioni. Vi chiedo di dirmi qual è la parte che vi è piaciuta di più di questo laboratorio. E se avete qualche domanda, altrimenti
possiamo poi salutarci. Allora, Maria Adele ci dice il video dei robot, Maria Adele. Vediamo se qualcun altro è d'accordo con te. Perché visto che abbiamo ancora 5 minuti, quasi quasi, vi farei rivedere tutto il percorso di Antiny. Senza dubbio, una predominanza di risposte che dicono il video del robot, l'ultimo video e Antiny. No, Serena, attenzione, ci dice guardare la matita, che è una scoperta molto interessante perché è qualcosa che sta sempre nei nostri occhi, nel nostro cervello, ma non ci pensiamo quasi mai. Sono d'accordo, Serena, forse anche per me è la parte preferita. Tiri a fare il robot direttamente. Manuela, hai video del robot? Allora, visto che c'è una grande richiesta. Anche Corinne dice la scoperta della vista. Sono d'accordo con voi, ma mentre quell'esperimento lo potete replicare liberamente anche tutto il pomeriggio, io adesso vi faccio rivedere i video di Antani. Quindi ce li guardiamo tutti e quattro in ordine e poi ci salutiamo. E allora partiamo dal primo. Vi ricordate la prima missione che abbiamo fatto? Ve la faccio vedere subito. Andiamo con la seconda missione, quella in cui abbiamo raggiunto il piede sinistro, vi ricordate? Via! E ora la terza missione, quella che ci ha portato sulle nostre mani, la nostra mano destra rossa e la nostra mano sinistra blu. E infine l'ultima missione per la quale abbiamo dovuto creare una carta, la carta per due, che ci è servita tantissimo per arrivare agli occhi. Non riesco a rimettermi in videocamera, eccomi qui. Ecco, le abbiamo riviste tutte, così abbiamo interiorizzato tutto questo lungo percorso che abbiamo fatto. Mi raccomando, la griglia potete continuare a usarla, quindi create le vostre missioni, create i vostri disegni, potete inventarvi delle altre carte, per esempio, su questa griglia c'erano degli ostacoli, potreste inventarvi una carta salta l'ostacolo. E poi potreste, per esempio, sfidare i vostri genitori o i vostri parenti, amici a fare queste missioni, ora che siete diventati così bravi. Allora, io vi saluto. Federico, saluto anche te. Per qualsiasi domanda potete Ci scriverci. salutiamo tutti, ci Salutiamo salutiamo tutti. tutti. Ci vogliono salutare i nostri piccoli amici, ci Ah, salutiamo giusto, tutti. giusto, perché Federico è un amante dei saluti. E quindi ci attiverà di nuovo tutti i microfoni, così ci possiamo salutare con la voce, giustamente. Se non Ci ci fosse possiamo lui a salutare ricordarlo. tutti. Ci salutiamo e salutiamo anche Nikita, che sta alle spalle di Federico in una posizione molto, molto strana. Nikita, saluta. No, non saluta. Non Qualcuno mi vuole sa che ha salutare. chiesto se è vero il gatto, e direi di sì. Allora, Sì, io no, il direi che vi gatto è vero. salutiamo tutti. Ciao a tutti, grazie A mille. tutti, grazie per essere stati con noi. Ciao, Ciao! ciao, grazie laboratori, così continuate a seguirci sul sito di Scuola di Robotica e buon sabato pomeriggio.
Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.